Ha chiesto di parlare il senatore Renzi, ne ha facoltà per 10 minuti. Signora Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevoli colleghi, ci sono dei momenti nella vita di un Parlamento in cui l'interesse di tutti deve prevalere rispetto alle parti. Noi oggi siamo a fare questa discussione il 21 giugno, il giorno del solstizio d'estate, il giorno in cui in teoria ci sarebbe più luce, c'è più luce. Nella politica planetaria è il giorno in cui c'è meno luce da tanto tempo. Chi fa politica, chi ha passione per la politica, chi vuole studiare le cose, sa che il 24 febbraio è cambiato tutto. Sono venuti meno gli equilibri che stavano alla base degli accordi di Yalta. E le conseguenze di quello che è successo le vedremo per decenni, per generazioni, vanno ben oltre i confini dell'Ucraina, pur naturalmente importanti. Non si sta discutendo della Crimea e del Donbass, si sta discutendo del futuro del mondo. Dal chicco di frumento, la questione del cibo, della geopolitica alimentare, della sovranità alimentare, fino allo spazio, per la prima volta dagli anni 60, si stanno introducendo elementi di divisione anche tra le missioni spaziali. È un cambiamento epocale che riguarda l'energia, che riguarda il cibo, che riguarda ovviamente la nostra capacità di confrontarsi tra democrazie e non democrazie, come diceva Casini, ma è un tema enorme. Accanto a questo, il cittadino che segue la politica ma che non ha tutti gli strumenti di passione personale per poter approfondire ogni passaggio, si sente invadere da un sentimento di sfiducia, altro che il solstizio d'estate. Vede buio quando va a fare il pieno di benzina, vede buio quando deve pagare la bolletta ed è 3 volte tanta quella dello scorso anno. E poi tu gli dici, ma guarda che noi abbiamo fatto diversi sforamenti, ma questo dice, io non so che sforamento hai fatto tu, io pago la bolletta ed è 3 volte tanto. Vede la preoccupazione, anche, lasciatemelo dire, psicologica, di un sentimento comprensibile. Dopo 2 anni di Covid, ci eravamo detti, si riparte, ed è arrivato un problema che forse è potenzialmente più grave persino dell'emergenza pandemica, che non è finita, tra l'altro, anche se naturalmente molto meno grave. Di fronte a questo, penso che ci sia una cosa da dire a quest'Aula rispetto alle discussioni di quello che Casini ha chiamato teatrino, e io mi associo. Non sono uno di quelli che si può scandalizzare se all'interno dei partiti si aprono discussioni. E non sono uno di quelli che può teorizzare che le discussioni nei partiti fanno del male alla democrazia. Non è detto che sia così. Non è necessariamente vero il contrario, ma non è detto che sia così. Siamo professionisti, non siamo una banda di populisti, e quindi sappiamo che queste cose avvengono. Quello che possiamo chiedere a tutti e ciascuno è di essere seri rispetto alle priorità del Paese, perché la gravità della situazione internazionale, che mette insieme la carestia, la siccità, la crisi energetica, la crisi demografica, un problema esistenziale di questo pianeta, si arriva a parlare di guerra nucleare, richiede che chi si vuole dividere lo faccia rispettando la dignità e l'onore di questo Parlamento e di questo gioco politico, e non cercando degli alibi e dei finti alibi per le proprie discussioni. Perché parliamoci chiaro, un fiume ha tracimato e gli argini non saranno più quelli di prima. Non ci prendiamo in giro. Il fiume ha tracimato e noi oggi, dopo il 24 febbraio, dobbiamo andare a far la conta dei danni. Anzi, prima ancora dobbiamo bloccare l'alluvione. E per bloccare l'alluvione è evidente che quando Draghi, assieme a Macron, assieme a Scholz, fa il viaggio in treno, dà un messaggio di orgoglio al sistema paese, ma attenzione, dà anche un messaggio bello e difficile, che l'Europa da questa crisi o ne esce vincitrice sul medio periodo o non ne esce viva, perché questa crisi probabilmente non vedrà un vincitore nella guerra,
Sul terreno nessuno vincerà questa guerra, ma o l'Europa vince la pace o nel momento in cui noi siamo in una situazione di difficoltà come quella che ho ricordato, non possiamo non vedere che la Russia sta facendo una strategia finalizzata a spostare ad Oriente l'asse geopolitico del mondo. Non possiamo non notare quello che sta accadendo tra India e Cina. Non possiamo non capire quello che sta accadendo in molte parti del mondo, dall'Africa ai paesi arabi, che dicono voi non siete più il centro del mondo. Se noi vogliamo tornare ad essere il centro del mondo, dobbiamo essere capaci di un'iniziativa politica che sia di sostegno all'Ucraina, ma anche diplomatica, che sia in grado di scrivere la pagina nuova della pace. E in questo credo che il Presidente del Consiglio italiano, che il Presidente della Repubblica francese, che il Cancelliere tedesco abbiano rappresentato tutti noi. Per fare che cosa? Per fare una cosa molto semplice, signor Presidente. Certo, continuare a sostenere l'Ucraina. Noi abbiamo votato a favore delle sanzioni alla Russia e delle armi all'Ucraina, perché senza questi provvedimenti voluti dal governo Draghi, noi oggi non avremmo una situazione di avremmo visto la Russia prendersi l'Ucraina e una storia totalmente diversa. Dovete essere orgogliosi di aver sostenuto il governo in questo momento storico. È evidente che questo non può non portarci a fare delle domande. Quando leggo, lo dico al mio amico ministro della difesa, che la NATO sta ragionando per cui Svezia e Finlandia parlano adesso con la Turchia, vorrei che ci fosse una voce, sono certo che Guerini sarà tra quelle, che potesse dire agli amici turchi che noi non sacrificheremo le ragazze, le donne, i ragazzi, gli uomini curdi che sono stati in questi anni il nostro elemento di salvezza nella guerra all'ISIS, perché il mondo non è che inizia oggi e finisce domani, perché 7 anni fa, se non c'erano le ragazze curde, questo pianeta finiva nelle mani degli estremisti islamici, e io non accetterò di barattare la libertà e l'indipendenza delle donne e delle ragazze curde semplicemente per un interesse di un'altra forza internazionale quale quella che viene rappresentata dalla Turchia. Di questi temi possiamo parlare? Possiamo parlare del fatto che il terrorismo internazionale continua a colpire, che vengono colpite i templi Sikh a Kabul, le chiese in Nigeria? Possiamo avere il coraggio di dire che le ragazze, le bambine di Kabul non meritavano un anno fa il disinteresse della comunità internazionale, su cui adesso nessuno dice più niente e noi siamo gli unici che continuano a ribadire quanto sia importante quella vita, almeno quanto quella degli ucraini o quelle degli italiani? Cosa voglio dire? E finisco. La politica estera è una cosa seria. La politica estera non è inseguire un tweet. La politica estera non è cercare un like, non è prendere un mi piace. C'è un mondo che ci sta scoppiando tra le mani e le persone che vedono da casa il nostro dibattito ci chiedono di essere all'altezza della sfida del domani, sapendo che noi europei, o troviamo una strada insieme o non avremo un futuro, partendo dai dati demografici, per cui la sola Nigeria nei prossimi 25 anni sarà più grande non dell'Italia, dell'intera Unione Europea, perché seguendo le previsioni demografiche abbiamo un paese, la Nigeria, che arriverà a 450 milioni di persone e noi in Europa siamo fermi con una curva piatta e le civiltà, amici cari, finiscono così, come ci insegna la grande storia dell'Impero Romano e come ci insegnano tante pagine di storia. E allora, oggi che è il 21 giugno, mi viene in mente quella frase di Shakespeare che dice: ora l'inverno del nostro scontento è reso estate gloriosa. Cos'è l'inverno del nostro scontento? Probabilmente nei partiti politici che si stanno dividendo ci sono varie ragioni di scontento. Ci sono varie ragioni di guardare all'inverno che li ha attesi o li attenderà. Ma quello che deve essere chiaro per noi da qui alla fine del 2022 è che noi abbiamo una responsabilità. Siamo di fronte alla più grave crisi economica degli ultimi anni, paradossalmente peggiore di quella del 2008-2011. Perché? Perché il costo della vita sta crescendo a livelli che non vedevamo dai tempi, almeno da un ventennio, quando all'improvviso, con l'entrata dell'euro che ci ha salvato, i prezzi sono raddoppiati. Ecco, abbiamo questa consapevolezza da qui a dicembre. Facciamo i seri, fate i seri,
litigate sulle cose serie. Poi ci sarà una campagna elettorale in primavera del 2023 e vi divertirete come volete, ma da qui a dicembre 2022 venga prima l'interesse dei cittadini, che in questo momento vedono un inverno dello scontento non dietro di loro, ma davanti ai loro occhi.